del premio Franco La Rosa, ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato al concorso. È una giornata importante che dà un soggetto particolare a questi inizi dell'anno scolastico. Io sono ormai in pensione da diversi anni, però mantengo sempre rapporti con i ragazzi, con le scuole, con i dirigenti, perché penso che siano il fulcro principale della società. Saluto il rappresentante del provveditorato, dottore Zizza, con cui sono legato da diversi anni di amicizia e di frequentazione, e so benissimo quanto impegno loro profondano nel tema della legalità. Un saluto particolare alla dottoressa Valletta, con cui ci vediamo ormai da 4 anni, nel ricordo del suo compianto marito. Non conoscevo la dottoressa Alfano, ho capito adesso chi è, mi ricordo quando era già intervenuta in questa sede. La stampa è sempre stata molto vicina a me.